Guarda, intanto ti ringrazio infinitamente della tua disponibilità, davvero tanto. No, sono io che ringrazio te, dai, è Ma sempre un piacere no, confrontarsi con qualcuno che è del settore, che ci capisce un po' di quello che sì, facciamo. beh, oddio, ci provo. Guarda, ti dico che io ho appena finito di guardare la tua puntata di Tu sì che vale del 2015, no? Sono andato un po' indietro perché io ovviamente prima di parlare volevo andare un po' a vedere tutto quanto e devo dire che quella tua esibizione, che peraltro avevo visto nel 2015, è stata eccezionale. Hai avuto una prontezza di risposta a chi era? A Rudy, se non ricordo male, che gli hai risposto, boom, bruciapelo. È Sì, fantastico. guarda, lì è sempre, cioè, dipende sempre tutto dallo stato d'animo. Se tu ci vai per divertirti, comunque viene sempre bene, viene sempre bene. Se tu vai con l'ansia del dover fare, del dover dimostrare, no? È tutto lì poi il segreto. Io ricordo che una volta, io anch'io, se posso, adesso non sono come ai tuoi livelli, ovviamente, anch'io sono un uomo di palcoscenico e devo dire che a suo tempo c'erano i due amari che arrivavano prima del palco, proprio all'inizio, no? Perché ti davano quella cosa così. E infatti mi viene da ridere proprio perché ho condiviso il tuo video che tu non esci con gente che non beve. Sì, Fantastico. beh, diciamo che anche io ci ho avuto insomma, un passato abbastanza alcolico, ma perché questa è una vita che portava, poi tu hai fatto pure i villaggi come me, per cui in quell'ambiente lì era proprio diverso, cioè, nel senso poi sono stato un anno e mezzo ai Caraibi, quindi il rum, sai, Puoi era la capire, poi è bevanda arrivato l'open ufficiale. bar, io me lo ricordo bene quando è arrivato l'all-inclusive. Puoi capire, Capito. vabbè. Vabbè, Marco, io guarda, ti spiego anche un po' brevemente quello che sto facendo, perché così comprendi Sì. meglio quello che sto andando a fare. Io sono una persona, questo non lo pubblicherò, ma lo spiego direttamente a te, un po' come ho spiegato al telefono. Sono una persona che si occupa dopo i villaggi, ho trasferito un po' quelle conoscenze che avevo appreso appunto nei villaggi turistici, trasferendole poi nel digital, no? Per creare nelle varie aziende per cui ho lavorato, ho fatto anche una piccola mia azienda, eccetera, per creare quella stretta di mano virtuale che io ho sempre sposato, no? E non ho mai visto il digital come pubblicità, punto. C'è già la televisione che ci pensa, la radio che ci pensa. Ho sempre visto una comunicazione, no? Una comunicazione vera, soprattutto non costruita, perché appunto la televisione costruisce molte cose e il digital permette di essere veramente neutrali, essere così come si è, e quindi io sposo quello che anche tu fai a livello di comunicazione. Non, vedo che sei una persona che quando prepara un argomento è l'argomento di tutti e credo che ci si possa intravedere molto in quello che fai, in quello che dici. Io ho visto diverse Beh, allora, pubblicità. Vai. intanto ti posso dire che sì, hai perfettamente ragione, cioè il mondo social ci ha dato una grande libertà, perché mentre in televisione poi ti vai a scontrare con un sacco di persone che si infilano, ti influenzano e comunque ti dicono quello che puoi e che non puoi fare, spesso non capisci neanche il perché, no? Perché Chiaro. probabilmente a volte, cioè, il problema è che chi decide non c'ha mai quella competenza, no? E poi soprattutto nella comicità, è l'arte di nascondere l'arte, no? Secondo me. E io la percepisco un po' come artigianato mentale, quindi se tu vai a toccare alcune cose che sono state costruite e stanno lì perché c'è un motivo, poi quel pezzo non funziona più. Allora, invece nel mondo social e soprattutto negli ultimi anni, no, in cui abbiamo diverse piattaforme, in cui poterci esprimere, è vero che c'è un mare e quindi per emergere in questo mare è difficilissimo perché una barchetta in mezzo all'oceano, ma chi te vede? Quindi Ovvio. devi trovare intanto un tuo formato, un tuo modo di essere e di esprimerti e poi credere in quello che fai, giustamente. Ma soprattutto fare qualcosa che ci abbia un contenuto, ecco. Sì, che soprattutto la gente ci ritrovi. Io vedo che la tua comicità è molto molto acuta, è molto intelligente rispetto a tante comicità facili, della parolaccia facile, piuttosto che ho visto che tu hai fatto anche un monologo appunto sulla parolaccia, però la tua è acuta, intelligente ed è proprio quello che secondo me oggi c'è bisogno, perché io adesso non so quanti anni hai tu, mi sembri un quindicenne, quindi non lo so, però 5, 5. Ah, vabbè, sei lì, dai, io ne ho 3 di meno, quindi siamo lì, ok.
percorso più o meno simile. E beh, quel Peter Pan che c'è, che allora che tu stavi dicendo, mi ricollego alla tua età, allora, quel Peter Pan che abbiamo dentro molto spesso attraverso la televisione che viene tagliato, viene un po' smussato e quant'altro. I social effettivamente, ed è quello che poi penso io da sempre, i social è una finestra sul mondo, basta aprirla. Ovviamente non basta aprirla per tutti e dire qualunque cosa, perché un minimo di preparazione culturale ci vuole almeno, e di dizione. Dall'altra parte però saper fermare l'attenzione è davvero difficile, è davvero difficile oggi, come è difficile, è difficile. Allora qui ti posso dire due cose: intanto che noi, quelli della mia generazione, quindi anche della tua generazione, si sono trovati a cavallo tra due mondi completamente diversi. Appunto, prima non c'era internet. Che cosa, scusa? La vedo come una cosa molto interessante, perché i nostri figli non vedranno e non vivranno un'evoluzione, un cambiamento del genere. Infatti c'è stato un pezzo dello spettacolo che ho fatto, che parlavo appunto del dovere che abbiamo noi proprio di raccontare un mondo che non esiste più ai nostri figli, no? E quindi poi vengono fuori un sacco di battute anche, diciamo, di intrattenimento, perché non sempre puoi fare, puoi tenere quella tensione. La difficoltà nel costruire uno spettacolo comico è che ci deve essere, capito, un disegno registico in cui c'hai alti e bassi. E quindi c'è stato un pezzo che dicevo: noi siamo stati gli ultimi che hanno pensato che si diventava ciechi. Ma questa cosa i nostri figli ne sono... E quindi dicevo, poi io sono stato pure un po' più sfortunato, perché c'era un amico di famiglia che, oltre ad essere molto miope, gli mancavano pure tre dita, stava così. E quando io chiesi a mia madre come mai, mia madre mi disse che le aveva perse per colpa di una sega. Ora io per anni ho pensato che gli era scoppiato in mano, no? Comunque è un mondo che non esiste più, questo. Quindi è bello parlarne, ma non in modo malinconico, perché poi io sono dell'idea che le cose evolvono sempre, e tu devi essere sempre pronto a stare nei tempi, a starci dentro, capito? Perché l'unica ricchezza che abbiamo è il presente, perché il futuro non è mai come ce lo immaginiamo, e il passato non è neanche mai come ce lo ricordiamo, per cui l'unica ricchezza è il presente. Però vedi, quando parlo di acutezza, la tua non è una comicità standard, è una comicità che è facile, è una comicità medio-alta. Io questo lo apprezzo davvero tanto, perché ce n'è davvero bisogno, perché comunque ci stiamo elevando come cultura generale, come persone. Arriviamo noi da un ambiente e degli anni che erano completamente diversi. Questa comicità è, penso che sia l'unica... No, ma più che altro, proprio perché c'è questo mare di roba su internet, c'è un problema che è un grosso stimolo per noi. Nel senso, c'è un tipo di comicità che ormai è gratuita, perché sta su internet, sta sui social. Chiunque oggi prende un telefono con un video selfie, fa una battuta, fa una cosa e fa ridere. C'è tanta gente che fa ridere in questo momento storico. Allora, perché io devo pagare un biglietto per andare in teatro? Tu paghi un biglietto per andare in teatro perché trovi qualcosa in più, cioè trovi l'arte, che è proprio quell'artigianato mentale di cui parlavo prima. Cioè, e quindi... questo è un grosso stimolo per elevare questa forma d'arte, che deve tornare ad essere proprio una vera forma d'arte. Io sono convinto di questo. Guarda, sposo in pieno, perché io ho vissuto come te quell'epoca della... Abbiamo veramente avuto un passaggio che era fatto dalla comicità bella, e parliamo di nomi famosi, da Montesano a quella comicità importante che conosciamo, piuttosto che poi alla comicità della parolaccia, perché abbiamo avuto quel periodo che era esclusivamente parolaccia, molto semplice, e adesso c'è proprio bisogno, come dici tu, di quel ritorno a quella comicità artistica, piuttosto che un po' c'è bisogno anche della musica. Adesso tu sei anche musicista, anche quello ormai è un linguaggio, no? Cioè il linguaggio dell'immagine pure è cambiato, ma è cambiato già da prima. Cioè, se tu vedi il mondo del calcio pure ha cominciato prima dei rapper a riempirsi di tatuaggi. Sì, ma quello non è che mi sbalordisce, perché poi ogni periodo storico c'è un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso, e noi non possiamo criticare troppo il nuovo. Dobbiamo capire, no, che anche noi, in confronto ai nostri genitori e ai nostri nonni, insomma, noi eravamo dei pazzi, no, in confronto. È così. Però quello che dicevi prima era interessante, proprio perché c'è una forma di comicità, che è quella che io amo,
che si avvicina molto alla filosofia, e ho scoperto proprio che filosofia e comicità si possono unire. C'è un pezzo che io parlo di Socrate, di Platone, faccio il pezzo sul mito della caverna di Platone, no? E poi arrivo a dire che la comicità ha bisogno del dramma, perché la vita senza commedia è la peggiore delle tragedie, e in questo si sposano. E faccio questa battutaccia perché dico, e infatti c'è un filosofo giapponese che dice che per capire se una cosa ti serve davvero dovresti prendere tutto quello che hai in casa e domandarti a una se quella cosa ti fa felice. Secondo me rimarremmo tutti col frigorifero e col water, e tra i due vince il water, perché comunque a mangiare fuori ce vai, ma a cagare fuori no, capito? hai assolutamente ragione. Sì, beh, è vero, viviamo, guarda, in un'epoca molto molto commerciale, molto di oggetti, ci fa felice l'oggetto che non ci serve, roba del genere. Io faccio una piccola parentesi, arrivo anche un po' dal mondo delle concessionarie, dove le pubblicità ancora oggi sono quelle che ti dicono tu a partire da cosa, che poi va lì, non è vero, cioè l'anticipo, la cosa. Ma tu l'hai visto quel video che avevo fatto io su questo argomento, che era figo, che mi riferivo a quella pubblicità che faceva Piero Chiambretti della Panda a 8.400 euro. Se tu andavi al concessionario con 8.400 euro, non te la davano, perché tu potevi comprare quella macchina a 8.400 euro, ma non con i soldi tuoi. Con i soldi loro, perché la macchina era il mezzo per vendere i loro soldi, capito? Ma guarda che tu mi stai dicendo una cosa che ancora oggi è così, ecco, Piero Chiambretti è stato caso, ma è così ancora oggi. È da lì che è partito questo modo, Infatti tutte le varie case, Fiat, tutti ce l'hanno, hanno la loro banca, la Fiat c'ha la FCA banca, e ogni 8.400 euro costano 2.000 euro. Almeno, sì, no, hai assolutamente ragione. Guarda, io ho fatto marketing, digital marketing per le concessionarie per veramente tanti anni, e poi me ne sono andato perché ero uno di quegli operatori che faceva una comunicazione che non condivideva, perché non posso prendere il culo al cliente, cioè no, davvero, io mi immagino, anche perché sono io il cliente, no, in qualche modo, e quindi io mi immagino domani che devo perdere mezza giornata per portarmi dietro la compagna, il figlio, andare lì, perdere tempo per poi sentirmi dire, ok, ce l'hai 10.000 euro d'anticipo. C'è stata una pubblicità della BMW due anni fa, e lo dico proprio BMW, lo dico proprio forte, che aveva detto vieni a comprare la nuova BMW serie 1 a 199 euro al mese per 12 mesi. Sì. Vabbè, io me la compro un anno, 200 euro al mese, chi se ne frega, vai lì, dovevi dargli 8-9 mila euro di anticipo, ma non te lo dicevano. Ma no, e poi ma dopo sì, la maxi rata finale. Sì, bravo, no, ma gli devi dare un rene, la moglie, il cane. No, non ce la fai, hai assolutamente ragione. E quindi capisci che io a un certo punto, io non uso TikTok, non sono un TikToker, lo sto usando proprio perché voglio andare, anche se credo in quello strumento, volevo andare a vedere chi fa un po' la differenza, no? E devo dire che in Italia oggi a me sei comparso tu, mi sei comparse altre poche persone che sono certo che continueranno su TikTok, piuttosto che quelle meteore che fanno quella battuta di cui tu parlavi prima, no? Senza struttura. No? E dall'altra parte però è bella vedere questo momento storico di cambiamento e viverlo, anche perché ancora ci sono grosse opportunità, perché come no, sa cogliere, hanno delle grandi opportunità di visualizzazione, di crescita e quant'altro. Purtroppo però siamo in un'Italia che non crede a questa cosa, non crede a questa esplosione del digital, il commercio ancora. No, io guarda, io ti posso portare la mia esperienza è che da quando uso i social in un certo modo e faccio questi contenuti in cui diciamo c'è un contenuto sociale, cioè ho sempre pensato, ed è difficile farlo, ci ho messo anni a farlo, che la comicità poteva non essere un fine ma un mezzo. È un mezzo estremamente importante, perché tu puoi veicolare, o è un mezzo, puoi veicolare proprio concetti che senza comicità o sono indigesti o sono, sai, oh vabbè che palle, no? Cioè, così. Invece con la comicità puoi farlo. Quindi questa cosa qua nel mondo social può funzionare molto, se tu trovi appunto, però, come abbiamo detto prima, un tuo formato, una tua cifra. Non puoi fare quello che fa un altro, perché quello che fa un altro a te non ti funzionerà mai.
perché c'hai un'altra faccia, c'hai un'altra voce, c'hai un altro corpo. Io purtroppo, e questo forse è stata anche una mia grande fortuna invece poi alla fine, perché siamo sempre troppo frettolosi a giudicare sfortune quelle che alla lunga, io ho delle caratteristiche che non sono comiche a livello fisico. C'ho una voce che è molto bassa e invece fa ridere molto quando c'è la partita, cioè quella cosa là fa ridere, no? E quindi io, se devo dire cose, non posso dire cose troppo stupide, perché con sta voce non mi funzionano, capito? Però io ti posso dire, qualche tempo fa, io purtroppo sto tanto sui social, dico davvero purtroppo, mi è passato il tuo video davanti dove spiegavi l'oro, no? Dove spiegavi da dove è arrivato l'oro, e sei stato un monologo. E su TikTok non è neanche corto, perché TikTok sai che è molto veloce come video, quindi devi guardartelo tutto, però non potevo mandare avanti, non potevo davvero, perché dove va a finire sta roba? E tu dicevi queste cose, spiegavi dell'oro, che io credo anche che sia poi la verità di come è andata la storia. Tradotta, tra virgolette, sì, perché si intuiva che dicevi una cosa vera, però crea anche cultura, crea interesse, e io quando trovo raramente, ti ripeto, persone che come te, che uniscono le cose, ma riescono a far passare un messaggio, ecco che gli voglio parlare, perché sono veramente mosche bianche. Tu credo che tu hai trovato la chiave di volta, assolutamente. Pensa che quel video lì, quel video lì, nonostante fosse molto lungo, perché penso che è più di un minuto e 40 o due minuti addirittura, no, due minuti mi sembra, ha fatto 1,5 milioni di visualizzazioni su TikTok, capito? Ha fatto 1 milione su Facebook, tu pubblico anche poi su Facebook, sulla mia pagina, su Instagram e su TikTok, capito? Cioè li uso tutte e tre, poi a volte vedi che c'è una differenza incredibile tra i tre social, perché c'è una fruizione diversa, no? Su Facebook diciamo che adesso l'età media è un pochino più alta, quindi, 40, se tu... 40... quindi se tu fai cose un po' più giovani, un po' più moderne, non c'hanno tanta presa. Su Instagram c'è un pubblico eterogeneo, però devi andare veloce. Su Instagram un video più di un minuto non lo puoi proprio fare. E invece su TikTok ho visto che fino a 1,5 minuti lo guardano, e ci sono anche molti giovani, ed è una cosa molto bella che ci siano dei giovani che rimangono affascinati da un certo tipo di comicità, capito? Sì. Io, guarda, ho scoperto TikTok che era il 2018, pensa un po'. Ho scoperto TikTok, c'erano i cinesi e basta, io vedevo solo dei gran cinesi che facevano roba strana. Però era divertente, perché non c'era niente di che vedevi in Italia, non era roba nostra. Cose stranissime, assurde. E io, lavorando appunto nel commercio digitale, ho detto questa roba funziona. Il problema è che, ti ripeto, siamo ancora oggi che il commercio italiano pensa che non funziona. Però, ti dico però, ci sono veramente dei casi limite, casi rarissimi. Io ho intervistato una ragazza che si chiama Sara, di una concessionaria di Perugia, che vende tipo 200 auto al mese attraverso TikTok, perché lei è tutto il giorno su TikTok. Ma il bello è quello, perché l'influencer di una volta, permettimi sto monologo di 30 secondi, l'influencer di una volta erano quelli inarrivabili, no? Erano le persone, gli attoroni di una volta, i vari Stallone, roba del genere, e quindi ce n'erano pochi, i cantanti erano pochi, anche quello. Oggi invece cosa succede? Che gli influencer possono essere chiunque, basta che, come dici tu, trovi una cosa da dire giusta, trovi un settore che comunque è il tuo segmento e quant'altro, e che abbia un po' di brio e voglia di fare. Effettivamente sì, c'è una finestra sul mondo che, ti ripeto, ancora tanti non hanno capito. Io volevo usare il tuo volto, la tua persona e quant'altro, proprio per far capire, ragazzi, cioè, se ce l'ha capito uno di 50 anni, non è vero, non voglio dire quello, era una battuta. No, però è vero che oggi, non è vero, è vero che oggi la comunicazione è la primaria fonte di business, permettimi di dire questo. Senza visualizzazione, no, io ieri l'ho detto a un architetto questa cosa, gli ho detto, tu, un bravissimo architetto, gli ho detto, se tu non lo fai, lo farà un altro, chiameranno l'altro che non è più bravo di te, anzi, però chiameranno lui. Sbaglio in questo ragionamento? No, c'era una frase molto cinica che diceva, non mi ricordo chi, però che spiega bene questa cosa, ormai nel mondo di oggi non vince chi arriva primo, ma chi arriva prima. Quindi sì, tu devi essere in grado di arrivare prima, inventando il modo di arrivare, e questo si fa soltanto attraverso il linguaggio, soltanto. L'essere umano ci ha avuto ormai, cioè, un'evoluzione nel linguaggio che è pure molto pericolosa, perché come vediamo, osserviamo quello che sta succedendo nel mondo,
tu puoi dire una cosa e esattamente il contrario con la stessa determinazione. Cioè, e quindi in questo gioco, se c'è una vittima, può essere la verità. Quindi tu, a seconda di come usi il linguaggio, puoi arrivare, no, anche a fare cose brutte. Io c'ho un'etica, credo che, no, che tutto oggi debba avere, no, un valore se è legato a un'etica. E quindi quello che mi piace fare è appunto, e ti posso dire che tutto quello che mi sta succedendo, anche altre cose che ho preso, sono, adesso mi occupo della comunicazione anche di due brand, sono brand che mi hanno contattato appunto su Instagram, capito? Che non avrei mai potuto incontrare e conoscere. Quando faccio i spettacoli, adesso ci avrò questo nuovo spettacolo 24, 25 e 26 marzo al Teatro Garbatella, quando riempi i teatri e scopri che riempi i teatri con gente che ti segue sui social, è una cosa stupenda, perché quella gente non la potevi intercettare senza questi mezzi, capito? Allora, ormai il pubblico che andava in teatro, le signore con i sordi mezza reggiseno, non ci stanno più. Ora i teatri, infatti, la biglietteria è tutta online. Fanno il quelli ti vedono, ti dicono: guarda, c'è stato spettacolo all'Arte a Badella, oh, compriamo il biglietto, dai, prendilo, e ti trovi in teatro. Boh. Però se non sei sui social non li vendi, o sbaglio? Certo, no, ci devi stare, devi essere in grado, è una sfida, devi essere in grado di trovare una tua cifra, un tuo linguaggio, e pensa che è difficile, perché comunque tra milioni e milioni di persone, e sono anche molto brave, alcuni hanno un talento pazzesco, allucinante, no? Però poi devi saper distinguere, perché cioè non è che chi fa, e questa pure è una cosa che va sparata, io lo dico pure ai giovani, ogni tanto, no, che ha fatto 10 milioni di sì, puoi fare 10 milioni di visualizzazioni facendo il coglione. Devi sapere però che quelli che ti vedono sono quelli, oh, guarda sto coglione, no? Eh sì. Quindi quella gente là in teatro non ci viene a vederti. No, perché 10 milioni di persone pensano che sei un coglione. Perché fai il coglione gratis. Invece tu puoi utilizzare queste piattaforme per invogliare qualcuno a dire: secondo me questo c'ha qualcosa da dire. Andiamo a sentire quello che c'ha da dire. Che lo fai in un modo che mi viene. Nel tuo settore, e parlo appunto della comicità, del cabaret, dell'attore, perché comunque sei un attore, non ci sono tanti che l'hanno capito in Italia. Fai conto. Basta, non lo so, io vedo che ci sono tantissimi giovani che sono quelli della nuova generazione della comicità, quella che viene definita stand-up, che all'inizio è stato un po' uno scimmiottare, uno stile americano, ma che invece adesso vedo che tanti incominciano a capire un po' che cosa significa stand up, no? Cioè non vuol dire essere volgari, vuol dire appunto saper sfruttare questo tipo di comicità qui, che non è un fine ma è un mezzo, quindi la parolaccia, la volgarità tra virgolette ci può stare se serve a dare colore o a rafforzare un concetto. E vedo che tanti giovani e giovanissimi sono molto bravi, perché sono nati con questo linguaggio, non come noi che ci siamo dovuti imparare. Io, quando ero giovane, io il mio mito, pensa, no? Come penso il tuo, come penso che tutti i leader della generazione, era Fiorello. Ma Fiorello non ha mai fatto il comico, no? Fiorello è stato, ed è, secondo me, il più bravo intrattenitore che c'è mai stato in questo paese. Perché è uno che sa fa tutto e non sa fa niente, c'ha un talento che è circolare e c'ha questa capacità di prendere qualsiasi cosa e trasformarla in oro. È un remida, ma non significa, ma quello lì non c'ha nulla a che vedere con la comicità, che invece è l'arte di prendere qualcosa, di plasmarla, di limarla e di darti un prodotto che è finito, che è un gioiello in cui non puoi togliere una parola a quella cosa che è scritta, non puoi sbagliare una pausa, altrimenti non funziona, e che non è neanche criticabile, perché è un tuo punto di vista che esce fuori dopo una lavorazione artistica. Questa
è la comicità, non è dire il gioco di parole che dice un tasso a un altro tasso, tasso mio, cioè questa roba qua non funziona più, cioè non c'è nessuno che è disposto a pagare questa roba, dai su. No, non più. Però guarda, quello che tu dici mi fa riflettere, mi fa pensare. Io faccio una confidenza, io devo partecipare al Grande Fratello 1, ok? Però facevo un capovillaggio quella stagione, quindi avevo un villaggio ed era Ferragosto, non potevo andarmene dal villaggio e ho detto no, ok? E quindi non ci sono andato. Va bene così. Però dall'altra parte, una volta noi, dico animatori, avevamo l'obiettivo di andare a lavorare in televisione perché avevamo quell'obiettivo della fama, della notorietà, di Fiorello come esempio e quant'altro. Oggi credo che quella fame, a parte che i giovani non ce l'hanno più perché non hanno idea di quel percorso di cui noi stiamo parlando, però credo che la televisione di per sé sia meno affascinante di un tempo, o sbaglio secondo te, come obiettivo no, finale? La televisione secondo me sta attraversando un momento di agonia, perché il problema, parlando anche con tanta gente che ci lavora, perché comunque io sto sempre in contatto con persone, stiamo sempre provando attraverso delle agenzie che si occupano di televisione di inserire in qualche programma. Il problema sta negli ascolti e in chi ti ascolta, cioè comunque c'è una fascia dai 30 anni, 30-35 anni in giù, la televisione non ce l'hanno proprio più a casa. E quando fai un programma, se un programma dura 2 ore, 3 ore, quel programma lì c'è la televisione accesa, ma chi guarda c'ha pure il telefono a mano, cioè non c'è più questa cosa. Prima tu facevi, io c'ho amici miei che hanno fatto Zelig i primi anni e ancora campano di rendita, cioè tu facevi 3 puntate a Zelig nel 2000, no? Cioè, il 2001, sì. E facevi 60 serate a 5 milioni l'uno, cioè, capito? Ora, se tu vai a fare un programma in TV, a parte che capirai con sta gente competente che c'è, magari ti rovinano pure il pezzo che porti, perché comunque magari dura 4 minuti, no, dobbiamo far diventare 2 minuti e mezzo perché è troppo, perché non c'è quello, poi è un calderone in cui ci sta tutto e niente in mezzo. Tu arrivi là, fai un pezzo, la gente, è vero, va, ha fatto 2 milioni di telespettatori, ma non ti ha visto nessuno, cioè, e non ti porta niente. Cosa diversa è invece il mondo social. Oggi il mondo social è molto più importante per noi che non fare un programma in TV, capito? Quindi mi confermi che comunque l'obiettivo finale di noi, se vogliamo dire noi, era andare in televisione, oggi non lo è più. Sì, no, il nostro era andare in televisione perché non c'era internet, e i primi anni in cui c'era internet non avevamo ancora capito neanche il potenziale, ma forse non c'erano neanche tutti questi mezzi, perché no, cioè, una diretta, una cosa, internet, non c'era no? Io mi ricordo Facebook quando iniziò e noi, cioè, facevamo profilo, c'era gente che buongiorno mondo, capito? Sì. Ancora cioè... oggi, guarda che credimi, io entro nelle aziende e quando gli dico Facebook mi dicono no, aspetta, sì, ce l'ho, però io lo uso per i fatti miei, l'ha aperto un'azienda con 100 dipendenti, ma non lo usano, se lo usano non fanno niente. Ed è divertente vedere questo, perché poi c'è l'estremo digitale, che magari potrei essere io, e c'è quello che non lo è ancora. Ma ascolta, tu sei di Roma, giusto? Sì. Roma. Io sono nato a Roma. Ok, ora ti farei miliardi di domande. Io una su tutti te la faccio per interesse personale. Cosa potresti consigliare alle aziende che vogliono approcciare al mondo del social, al mondo del web? Hai un consiglio? Sì, secondo me oggi funziona molto la pubblicità che non è una pubblicità. Spiego, io quello che sto facendo adesso con quei due brand, tu devi inserire questo prodotto, ma non... bevi questo che è buono, ok? Ma inventarti una storia in cui c'è quello dentro, e quindi si lega molto quest'idea. Ora ti interrompo, scusami, abbi pazienza, perché tu stai dicendo quello che sarà
il TikTok 3.0? Perché tu non lo sai, probabilmente non lo sai, lo stai dicendo perché lo pensi e basta, ma esiste un'azienda cinese che sta sviluppando una strategia di marketing chiamata Shopping Entertainment, scusami lo scioglilingua. Di fatto loro credono, e io sono d'accordo, che domani Amazon non servirà più, perché Amazon è proprio neanche il supermercato. Per farti capire, tu vai al supermercato per comprare latte e caffè, esci che hai comprato altre cose, giusto? E Amazon invece compri il latte e il caffè, punto, perché è difficile che vai a comprare altro che non ti serve. Ecco, quello che tu stai dicendo, che io sposo al 110%, è esattamente quello. Domani avremo un social dove io seguirò Marco che si mette il cappellino, che beve la cosa o che si fa la sua giornata bevendo il caffè e quant'altro. Gli oggetti che lui ha utilizzato io li potrò acquistare. Quindi, guarda, anche perché cioè, sì, sono d'accordo abbastanza su quello che dici, però cioè, anche perché secondo me negli ultimi anni ci sarà nei prossimi anni ci sarà un grosso cambiamento a livello di marketing, proprio perché siamo saturi, cioè il fatto che ogni azienda è costretta a fine anno ad avere il più, no, nei propri conti è qualcosa che è insostenibile, no? E si parla molto comunque ultimamente di sostenibilità aziendale, ambientale, finanziaria. Questo, se tu sei costretto ad avere i conti sempre in positivo, e questo ha fatto sì che tutto, no, una serie di bisogni indotti creano una dipendenza. Io c'è un concetto che cercherò di esprimerti con un minuto. Amazon, l'hai citato te, guadagna $1 milioni al minuto, giorno e notte, perché il mondo è pieno di gente che sta sempre lì a cercare qualcosa per alleviare questo senso di mancanza, in perfetta sintonia con i principi fondamentali del nostro tempo, per cui sei un perfetto consumatore integrato nella società solo se eternamente insoddisfatto, perché solo se sei soddisfatto di quello che sei puoi apprezzare quello che hai. Quindi la genialità del mercato sta nello spostare sempre avanti questa felicità, quando avrai cose più belle, più costose, che suscitano più invidia, quell'invidia che solo l'infelice prova verso chi crede felice. Quindi non è neanche importante che quella felicità sia reale, l'importante è legare l'idea di felicità al prodotto fino a trasformarci tutti in merci, tra le merci che consumano merci. Questo è il mercato oggi, ma questa cosa qui secondo me non può durare. No, cioè arrivi a un punto in cui c'è una rottura e quindi si ritornerà a apprezzare quello che uno ha, e quindi anche nella comunicazione c'è un cambiamento in atto, e chi c'ha Hai assolutamente ragione, io condivido, sposo il pensiero e sposo assolutamente il pensiero. Se fossi a Roma ti verrei a stringere la mano. Considera anche che, per addizionare qualcosa a quello che dici, è che i giovani di oggi, i diciottenni di oggi, per collegarmi alla macchina non gliene frega un tubo della macchina, non hanno più quell'ambizione che avevamo noi, il motorino, la moto a 14 anni o cose di questo tipo. È proprio cambiato. Esatto, il problema, che è quello che manderà in crisi tutto il mercato, è che noi abbiamo fatto in modo, ma l'essere umano è spinto, no, da un desiderio sempre di migliorare il proprio livello, quindi non è una colpa questa, però arrivi fino a dove? Fino a cui, forse, come dicevano i nostri nonni, poi il troppo stroppia, perché il troppo è un concetto estremamente importante. Il troppo è come il niente, perché quando c'hai tutto non hai più il sogno, e un uomo senza un sogno non ha più niente. È vero. Anche perché, capito, qua stiamo parlando di bisogni. I bisogni sono schiavitù, sono dipendenze. Il bisogno continuo di beni materiali fa sì che ci sentiamo felici solo possedendo sempre qualcosa di nuovo, e quindi siamo spinti da un desiderio che non riusciremo mai a soddisfare. È quello il punto, capito? Cioè, crei un mondo di gente che è piena di roba, ma che è infelice. Allora, la sostenibilità, come ci ho avuto modo di dire a un convegno sulla finanza sostenibile che mi hanno invitato, io gli ho detto: non ci può essere sostenibilità senza felicità, è impossibile. È vero, assolutamente. Capito? Vero. Assolutamente. Se voi create un mondo di infelici, poi come fate a pretendere
che il mondo sia sostenibile, è impossibile. Questo dovrei inserirti in un contesto dove noi, io parlo spesso anche di auto elettriche, no? Perché l'ho vissuto dentro, ho vissuto questa transizione, quindi io credo a quella macchina elettrica, non credo alla situazione italiana, credo alle macchine elettriche, che è un altro discorso, sono veramente situazioni differenti. E quello che tu stai dicendo sarebbe veramente da dire a un congresso di automotive. hai assolutamente ragione. Marco, io ti faccio ancora una domanda e poi ti lascio, perché so che devi andare a prendere tuo figlio, hai detto, no? A scuola, giusto? Ma ricordo bene? Sì. Hai un figlio? Okay. Sì, c'ho un figlio di 9 anni. 9 anni, complimenti. Quanti anni hai? Mi hai detto 50? 50. Cavolo, sembri davvero un ragazzino. Me l'ha sorpresa comoda. No, ma ci stai, fatto bene, altro che farla 25, lascia perdere. No, è corretto, anzi. Quanti anni di villaggio hai fatto, giusto per capire? Ho fatto 6 anni. Com'è stato un'altra vita, né? Beh, è stato bellissimo, esperienza bellissima, perché poi io sono arrivato proprio all'ultimo del momento bello, insomma, quando ancora, appunto, non c'era internet, quindi era un mondo, cioè quando stavi all'estero stavi veramente fuori. Io ho fatto tutti i villaggi all'estero e sempre solo mare, quindi io amavo il mare, quindi sempre posti caldi e senza internet, quindi eri proprio su un altro mondo. E poi la gente che veniva, cioè per te era un'emozione sempre nuova, e per loro tu eri veramente qualcosa di eccezionale, no? Perché facevi parte di un ambiente, di una fotografia, no? E questo è il problema di chi faceva i villaggi come noi, che poi alla fine per staccarsi da questa cosa è stato veramente molto difficile, perché lì ero Dio, fuori dai villaggi non ero niente. Mi ricordo quando entravi dal banchiere dopo che sei tornato dai villaggi, ciao a tutti, ciao. Sì, guarda, io l'ho fatto per 12 anni, poi mi sono detto basta, perché sono partito ne avevo 14. In Egitto, puoi capire. Vabbè, no, però... io sono partito tardi, quindi ho avuto modo di capirla, questa cosa, cioè l'ho percepita, anche se è stato molto difficile fermarmi, perché sai perfettamente com'è, cioè è difficilissimo fermarti, perché comunque vai, stai in posti bellissimi, la gente per star lì pagava 3.000 euro a settimana, a te te pagavano per star lì, già se pensi solo questo dici ma che sono stupido, che mi metto a fare, no, e poi lì riesci a diventare capo animazione, capo villaggio, ho fatto io eravamo, poi accompagnavo gruppi in Valtour, quando c'era ancora la Valtour, e quindi ero proprio trattato benissimo, in ambienti bellissimi, cioè mi sentivo un po' un re, diciamo, però sei il re di un carcere d'oro, ecco. Sì, però devo dire che io quando parlo, da dopo i villaggi in poi, ho sempre detto ai giovani, non fate militare, andate nei villaggi. Perché comunque sia, ti svegliavi presto, andavi a dormire tardi, avevi delle regole, avevi un... Ma è l'esperienza che dovrebbero fare tutti, perché lì c'è il contatto, no? con le persone. Adesso quello che si è perso molto è il fatto che tu parli attraverso uno schermo e quindi non c'è più la vergogna, no? E invece il fatto di superare questa vergogna è di ascoltare, cioè dovevi imparare ad ascoltare. E io ero arrivato a un punto in cui riuscivo, come tutti quelli che facevano i villaggi da un certo punto in poi, quelli che erano bravi e che avevano magari questo talento, arrivavi a parlare con chiunque, no? Dal notaio, all'avvocato, al fornaio, al pizzettaio, al meccanico, e ti potevi intrattenere con loro parlando per ore senza che tu sapessi niente di quell'attività, ma imparavi mentre loro ti parlavano e riuscivi a elaborare ed essere simpatico. Cioè era proprio un'arte, una palestra. Infatti ecco, il villaggio è stata la più grande palestra che io abbia mai fatto, che poi mi sono ritrovato dopo sul palcoscenico, anche se poi quello che si faceva in villaggio fuori non funzionava, perché quando facevamo i villaggi noi la gente aspettava un anno per andare al villaggio a scoppiare i palloncini col culo, cioè era proprio hai ragione, io mi ricordo mondo, no? Adesso se tu provi ad andare a un villaggio, adesso i villaggi funzionano perché c'è il mini club, però se tu provi adesso ad andare a un villaggio, ehi ragazzi dai andiamo a fare il gioco in spiaggia, andiamo a rompere il palloncino col culo, la gente dice senti frate sto al telefono dai su, cioè capito? Aspettano un anno per scoppiare i palloncini col culo, cazzo è verissimo, io mi ricordo gli avvocati che arrivavano col tirassegno delle freccette, soprattutto loro a fine settimana venivano dai tiramela, sì,
ragione. Soprattutto loro, perché poi il villaggio è partito in Grecia, no? Con la Club Med, cioè era proprio un villaggio, cioè questi ricchi andavano a fare un'esperienza bellissima in tenda, no? Così. E poi lì c'era lo sci nautico, che era lo sport poi. E la Valtour, che poi è un acronimo di valorizzazione turistica, ha preso quest'idea e l'ha fatta per gli italiani, perché gli italiani sono sempre stati diversi da qualsiasi altro cliente di villaggio, perché vanno magna bene. Guarda, io ho lavorato a Sestriere per il Ventaglio quell'anno e di fianco avevo le torri, no? Avevo inaugurato il primo villaggio della Sestriere e quindi, sì, perché io facevo estate inverno, facevo costantemente, e quindi ho inaugurato quel villaggio e mi ricordo che noi della Ventaglio eravamo di noi altri, no? Non so come dirtela. Poi vai al Club Med, io mi ricordo, a parte gli animatori che erano tutti tutti sembravano tutti i mini evocati, no? Non c'era l'animazione come la nostra, eccetera. No, però sono stati anni che confermo, senza quei villaggi io non avrei fatto tante cose, credo che valga per tanti che l'hanno fatto, perché apre la testa, apre la mente, hai ragione, assolutamente. Linguaggi piuttosto che religione, idee politiche, e inizi a farti un'idea tua. Sì. No, ma poi impari tantissimo dalla gente, perché chiunque ha molto da insegnarti. E poi nel villaggio succedeva una cosa stranissima, proprio perché non ci ribeccavamo mai più, perché appunto non c'erano i social network, quindi quando la gente stava per una settimana, poi sapeva che non ti avrebbe mai più visto, e quindi si aprivano in un modo assurdo, assoluto, è per quello che succedevano certe magie, certe cose. E io ancora ho dei ricordi straordinari di gente che mi ha confidato cose, e ho dei ricordi che, come credo, cose che non possiamo raccontare, cose che non possiamo raccontare, perché tanto non ci crederebbero. No, hai ragione. Mi fa piacere parlare con te di questo, perché non ne parlo mai, guarda, e hai assolutamente ragione, cosa che tanto la gente non sa. Da un lato però ti fa un'idea delle persone, perché quando fai villaggi inizi a catalogare le persone, non so se a te è capitato. Sì. Io ho iniziato un po' a catalogarle, perché siamo tutti molto simili, o sbaglio? Alla fine riesci a capire subito che tipologia di gente è, certo, sì. Sì, perché inizi a catalogarle. Io ricordo che gli ultimi anni erano veramente stanco, scendevano dal pullman, sapevo già. Quando arrivavano, bellissimo, sapevano già. Quello che ride, bravissimo, quello che non ride, l'antipatico. Esattamente così. Sì. Guarda, Marco, non ti rubo altro tempo, 46 minuti, poi veramente devi scappare, immagino. Ti ringrazio davvero tanto, davvero grazie tanto. Grazie a te. Io nei prossimi giorni, appena riesco, faccio tagliare questo video in piccole clip, vedo come riescono, te le mando. Se tu mi dici ok, io pubblico ovunque, ok? Va bene. Un po' di cagliari. Guarda, allora, se mi posso permettere di dire questa cosa, allora io farò questo nuovo spettacolo in cui ci avrò anche degli ospiti molto belli come Filippo Roma delle Iene, Enrico Seminara, Luciano Lembo, Alberto Laurenti, Sergio Viglianese, uno spettacolo che si chiama Stand Up By Me, che gioca con la parola stand up, ed è una cosa molto bella perché è stand up con inserti anche musicali e ospiti, al Teatro Garbatella. Sui miei social c'è il link in bio, se cliccano lì possono scegliere il posto in poltrona e ci vediamo 24, 25 e 26 marzo al Teatro Garbatella, Roma. Fantastico, farò in modo di farlo uscire immediatamente. Marco, ti ringrazio davvero tanto e spero di risentirti prossimamente, speriamo in una prossima occasione. Dai, grazie. Grazie a te, Amos. Ciao, tante belle cose. Ciao.